Eccoci ancora insieme, raga, seconda parte del video assaggi degli snack orientali. Questo è uno snack di Taiwan e sono i famosi mochi, ne fanno 10.500, li fanno anche con la frutta, insomma, ne fanno 4.957.000. E io oggi ho voluto prendere quelli lì al taro, anche non è il maschile di altare, eh. Allora, vediamo, eccola qua, si legge, so se si legge, pasta di taro. Allora, il taro, perché mi sono andato ad informare ovviamente su internet, è la radice di una pianta tropicale originaria dell'Asia. La sua caratteristica è una buccia marrone scura con all'interno lilla viola. Praticamente somiglia anche come sapore alla patata dolce, per intenderci, la patata, quella patata dolce viola che è sempre esistente in Asia, quindi diciamo che è abbastanza simile, è quasi uguale. E adesso andiamo a prendere un di questi, adesso lo metto così, ecco. Vediamo qua di aprire la confezione. Beh. Allora, questa è la confezione. Adesso ve lo tolgo. Sì, l'odore infatti somiglia a quello della patata dolce, sempre asiatica. Allora, i mochi, ragazzi, penso che li conoscete, che li conosciate. Ecco, parliamo bene italiano. Però comunque questo di fuori praticamente sarebbe del riso pressato, sbattuto, insomma, pestato, come volete chiamarlo voi, e poi loro gli asiatici lo riempiono con vari gusti, ripeto, anche con la frutta. Adesso sono usciti anche i mochi ice cream, quindi con il gelato, che però io oggi non ho trovato. Quindi probabilmente ancora non sono arrivati o bisogna andare proprio nei negozi ancora più specializzati. Beh, comunque, andiamo ad assaggiare questo taro. Vediamo un po'. Dentro c'è la cremina di taro, appunto, fuori è tutto, è in sapore fuori perché sarebbe riso, non è né salato né dolce. Voi sentite ovviamente l'interno del ripieno. Buono. Ma i mochi sono tutti buoni. La crema dentro. Tranne quello al tè verde, perché a me il tè verde non piace perché è un po' amaro, un po' tanto amaro. Però per chi piace il tè verde ci sono anche al tè verde, quindi comunque sono buoni. Non gli si può di niente. Poi andiamo con gli Oreo Birthday Cake, che ci sono anche quelli americani, sono buonissimi e io di quelli americani, come dico sempre, preferisco quelli col biscotto bianco, però non li sto trovando più, anche questi qui giapponesi sono col biscotto al cioccolato. E vabbè, ce li facciamo bastare al momento. Andiamo. Aspettate, come faccio volare la videocamera? Sì, praticamente hanno lo stesso odore di quelli americani, solo che questi sono fini. Dentro hanno gli sprinkles, sono tutti gli zuccherini colorati. Quindi questo è il gusto torta di compleanno. Proviamo. Buoni. Sì. Top, ci piacciono anche questi. Sono uguali a quelli americani come sapore. Identici. Poi. Vediamo un po'. Allora, proviamo questi. Che sono praticamente delle cialde. Io le ho provate sia alla patata viola, quella dolce, sia allo strawberry, quindi alla fragola. Questo è un nuovo gusto verde che non avevo mai visto.
ed è al Buco Pandan. Adesso vi chiedo che cos'è questo Buco Pandan, me lo sono chiesto anch'io. Adesso Francesco Angela vi dirà anche cos'è questo Buco Pandan. Praticamente il Buco Pandan è un noto dolce originario delle Filippine ed è preparato con noci di cocco verdi e foglie di pandan, un albero che cresce in territorio tropicale. Quindi noci di cocco verdi più queste foglie di pandan. Infatti qui ci sono sia le foglie che le noci di cocco. Ora andiamo ad aprire la confezione. Eccolo qui, verde, la crema dentro è verde. Fuori una cialda tipo come i nostri coni gelato, va. Praticamente hanno lo stesso sapore di quelli viola, della patata dolce. Non sa né di noce di cocco né di pandan, anche perché il pandan non saprei dirvi che sapore potrebbe avere, visto che non l'ho mai mangiato, però vi dico che avendo assaggiato quelli viola hanno lo stesso sapore della patata dolce. Cioè non nulla di diverso. Donut, non l'avevo mai visto. Allo strawberry. Queste delle Filippine. Filippine. Eccolo qua. Quindi nei negozi di questi asiatici non avevo mai visto le donuts. Vabbè, cerchiamo di. Mi è venuta una svampata, oh, di fragola impressionante. Allora, la donut si presenta così. È rosa. Anche se con questa luce non si vede, con delle cose rosse, quindi vabbè, la fragola. Ora vediamo un po' com'è la ciambellina. Buona. Allora, di donuts non ha niente. Chi ha mangiato le vere donuts come ho fatto io americane non ha niente proprio. Sembra più una merendina, dove ha un po' di fragola all'interno e all'esterno, però non è male. Poi visto che c'erano anche altre, pare che ne stanno uscendo anche altre cioccolate qua, però ho preso solo questa per il momento. Però dai, non è male. C'è roba peggiore come avete potuto vedere. Bleh. E poi abbiamo come ultimo snack, poi questo qui non l'assaggio perché avevo già fatto un video assaggi con la scimmietta, con questo praticamente è il mango che mi piace tantissimo, però è disidratato. Questo con la scimmia è il migliore, ve l'ho detto, quando trovate questo dovete prendere questo qui, buonissimo, però l'ho già fatto in un video assaggio per chi volesse andasse a cercare. E poi come ultimo snack ho preso questa confezione big enorme che ho già aperto per cacciare i tre gusti delle gelatine, perché dovete sapere che i giapponesi sono fissati con queste gelatine. Eccolo qua, anzi che queste qui non hanno la nata di cocco dentro. Guardate di cocco, andate a vedere su internet cos'è. Basta, finito di fare Francesco Angelo. E sono tre gusti, sono mela, arancia, oh sì, allora, mela, arancia e fragola. E adesso assaggio solo la mela. Buona, come fosse mela verde però dolce. Queste sono, non è che le ricomprerei. Io quando trovo le gelatine le provo, se sono di marche diverse che mi ricordo di non aver mai provate, per vedere se cambia qualcosa, ma da gelatina di per sé non è questa cosa che oddio la vado a ricomprare stasera stesso, insomma, ecco. Però per uno sfizio, comunque, come se ti mangiassi, diciamo, una caramella, dai, alla fine. Quindi non è malissimo, queste non sono malaccio proprio. Va bene ragazzi, questo video assaggio termina qui. Ora andrò sempre alla ricerca di altri prodotti finché sono qui a Roma, perché poi è fine mese, quindi a fine settembre riparto per Barcellona, quindi ne approfitto finché sono qui. E grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Bye.